Dunisiani, avete capito proprio bene, oggi dobbiamo affrontare una sfida, un'altra sfida, quelle che vi piacciono tanto, sì. Allora, praticamente oggi, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo sopravvivere su un cavallo, eh? E non dobbiamo mai scendere dal cavallo. Mi sono appena accorto che è una cosa impossibile, perché qua non abbiamo il crafting. Allora, vabbè, possiamo scendere solo per craftare, allora. Forse non avevamo il crafting perché ero ancora in creativa. Ovviamente mi sono dato questo legno perché non è che sto a scavare dentro il video, no? Cioè, nel senso, non è che posso stare a battere gli alberi. Ho visto qualcosa in lontananza. Allora, dobbiamo stare attenti perché dobbiamo sopravvivere. Però, ecco, però sono stupido. Allora, prima di tutto, facciamo così. Assolutamente, immediatamente. Poi, allora, perché praticamente, siccome dobbiamo sopravvivere, dobbiamo anche craftarci le cose, no? Dunisiani. Dobbiamo craftarci... porca miseria, cavallo, vieni subito qua. È stupido sto cavallo, veramente. Io devo fare la sfida, lui cosa fa? Va in giro. No! Non ti permettere. Chi ti ha dato il permesso? È Gertrude. Dimmi un po'. Sì, perché lui ovviamente si chiama Gertrude. Allora, non ti permettere mai più di essere così rispettoso nei confronti del tuo padrone Dunis. Che antipatico che sono. Vabbè, comunque, cosa sto facendo? Sto rompendo tutto come al solito. Dai, allora, qua ci sono i nostri amici pillager. Però scusate, come caspita faccio? No. È stata una pessima idea. È stata una pessima idea. Idea pessima. Proprio pessima, pessima. La più pessima che io abbia mai avuto in tutta la mia storia di vita. Vabbè, comunque, non è vero, comunque, scherzo. Allora, sai, magari fosse la più pessima questa. Ale, comunque, ora cos'è che dobbiamo fare, Dunisiani? Dobbiamo praticamente andare a trovare le prime risorse in miniera, no? E quindi prima dobbiamo trovare una miniera, dai, cerchiamo sta miniera, no? Aguzzate gli occhi, mettete proprio gli occhi sulla miniera, proprio... No, scherzo, non lo fate. Nel senso, provate, non lo so, a vedere le miniere, anche voi, perché io devo vedere le miniere come anche voi, perché, capito, se no io non le vedo, magari io sono ciecato. Però, scusate, non sto trovando nessuna miniera, questa cosa è impossibile. Cioè, in tutto sto Minecraft non sto trovando una miniera, questa cosa è impossibile. Assolutamente impossibile ed illegale quello che mi sta venendo dicendo. Ah, vedete là? Vedete, lo sapevo che Dunis alla fine aguzzava bene gli occhi. Anche voi avete aguzzato gli occhi, siete stati molto bravi. Molto! Allora, stiamo a te. Allora, prima di tutto prendo un po' di cobblestone e faccio un taglio. Perfetto, ho preso tutta la cobblestone che potesse esistere sulla faccia della terra. Non è vero, ne ho solo 35. Magari fossi così bravo da prendere tutta quella cobblestone, porca miseria. Ma vi immaginate una sfida dove prendo più sì, che caspita so. Sono all'inizio di Minecraft che non so craftare. Ma potrebbe darsi, tutto può essere. Dobbiamo ancora craftarci una spada e siamo pronti per vivere, allora, nel senso per sopravvivere. Però scusatemi, io cos'è che stavo dicendo? Ah sì, giusto, stavo parlando della cobblestone. Cioè sì, vi immaginate se facciamo una sfida dove cerchiamo di raccogliere tutta la cobblestone del mondo di Minecraft? Sarebbe impossibile già da adesso, io ve lo dico. Sarebbe molto bello però da provarci sicuramente, tipo in una live da 24 ore. Live da 24 ore, prendiamo tutta la cobblestone, mamma mia. Molto bella una live così, immagino, ma porca miseria, cosa sto cadendo dappertutto. Ovviamente, Dunisiani, non ve lo dico nemmeno, cioè, mi sono messo la night vision, che è la luce, no? Che serve a me per vedere e anche a voi, ma cosa sto facendo? Porca miseria, mi sono incraftato, incraftato. È perché sto giocando a Minecraft, quindi mi sono incraftato, no? Nelle fronde degli alberi, quindi mi sono incraftato. Porca miseria, stiamo attenti. State attenti pure voi a non cadere nei crepacci di Minecraft, nei buchi grandissimi. Sono enormi. Allora, c'è di nuovo il coso dei pillager, vedete là? Là è proprio brutto perché ci sono i pillager con i loro archi lunghi. E non va bene, le loro frecce lunghe. Questa cosa è molto pericolosa, Dunisiani, dobbiamo stare attenti perché al primo battito di ciglio, quello là, quelli là ci sono proprio dietro il sedere a fare, non vi dico nemmeno cosa. Scusatemi, chi è stato a fare questo buco? Sono in un server senza saperlo, magari c'è qualcuno, non lo so, c'è Inv forse, speriamo di no.
Perché, fra l'altro, scusate Donizetti, ma non si è più fatto sentire da un po', a parte nei commenti. Io vedo uno che si chiama Inv, ma secondo me non è lui, scusa. Cioè, Inv non sarebbe così, diciamo, così... Vi rendete conto che sto spingendo il cavallo dal sedere, per non dire qualcos'altro? Vabbè, insomma... sì, scusa, se cavallo, però fai schifo prima. Vabbè, ho trovato la cosa del Nether. Però, scusate, sarebbe figo andare anche nel Nether. Sarebbe molto faigo, no? Sarebbe molto interessante. Molto, molto interessante. Sapete che quasi quasi io, piuttosto che stare nella notte di Minecraft, starei nel Nether di Minecraft. Però faccio il portale, ovviamente, in creativa, mica... Però non ve lo faccio vedere. Ah, beh, Santa Marianne... No, scusa, ma sei... Cioè, sei con gli... Cioè, insomma, cavallo, non farmi dire brutte cose. Ok, perfetto. Ora siamo pronti a varcare il portale, no? Il portale... Porca miseria. Fatemi andare immediatamente nel Nether, se no mi arrabbio. Fatemi... Allora, c'è un ragno qua. Non mi faranno andare nel Nether, vero? Perché secondo me sono a cavallo, ecco perché non mi fanno andare nel Nether. Perché fanno schifo! Allora, ragno, fai schifo prima di tutto, pure tu. Proprio come... Le persone... Allora, dobbiamo fare così per forza. Spawnerò un altro cavallo nel Nether. Vabbè, però io voglio sopravvivere ora nel Nether. Oddio. Perfetto, siamo nel Nether con il nostro nuovo amico Spappo. Guardate là. Là non c'è un amico, là c'è un nemico. Uno scheletro delle profondità nederiucciole, che sarebbero le profondità del Nether. Allora, devo smettere prima di tutto di dire cavolate, stavo per cadere, ve ne rendete conto? Oddio, ce l'abbiamo fatta. È stato un parto. Un parto. Stavo dicendo, abbiamo qua un nostro nuovo amico. Sì. Ma porca miseria, se non premo bene i pulsanti. Un nostro nuovo amico, eh? Oh mio Dio, è stato davvero una fatica assurda. Comunque adesso qua sulla come si chiama? Soul Sand, Soul Soil, eccetera, hanno 3000 nomi ste robe. Non possiamo camminare affatto. Lorissima, ma porca miseria, cosa sta succedendo? C'è uno scheletro secondo me. Esattamente, proprio lì, vedete? Allora, porca miseria, adesso vieni qua che te le do io. Non osare distruggere il mio cavallo. Il mio cavallo simpaticissimo. Molto più simpatico di te. Di quando eri giovane. Adesso gli do pure da mangiare. No, immediatamente vieni qua, se no ti banno dal mondo. Anche se non sei un giocatore, ma ti banno comunque. Perché io posso. Allora, vediamo un po'. Questo posto è veramente schifoso. Scusatemi se ve lo... Ma vai. Adesso andrò a cercare un altro posto meno... Brutto. Molto bene. Potete vedere che siamo qua in questo posto. Ma porca di quella miseria. Io veramente non so com'è che si chiama. Oh, questo video non sa da fa tunisiani. Cioè veramente come, adesso vediamo com'è che si chiama. Si chiama Warped Forest. Nella Warped Forest siamo. E c'è tutto quanto viola. Ma che caspita sta succedendo? Scusatemi. Perché c'è tutto quanto viola? Ma cioè sono fuori di testa. Scusate. E c'è tutto viola. Niente. No, ma perché... Vedi, c'ho la spada d'oro. No, non mi uccidere, ti prego. Ma porca di quella miseria. No, Dunisiani stanno per morire. Ok, penso che sia impossibile sopravvivere nel Nether con la spada, diciamo, con il cavallo. Cioè, che schifo il cavallo alla fine. Ma cos'è tutto sto rosso? Che madonna, sembra l'inferno. Vabbè, a parte che siamo nell'inferno, quindi... Dunisiani, io direi che questa sfida finisce qua. È stato molto partoso come... Nel senso che è stato molto difficile... Da fare come sfida. Perché veramente, cioè, Ogni volta nel Nether. Vedete là in fondo? Secondo me, là in fondo c'è una struttura strana, porca miseria. Ogni volta, stavo dicendo, ci sono state delle difficoltà assurde solamente a concepire questa sfida. Mamma mia, veramente è stata una roba orribile. Però, allora, signori, io devo mettermi in creativa, così almeno voi non mi rompete le scatole. Ma cos'è sto po'? Ma perché è tutto rosa, scusatemi? Allora, a parte che è bellissimo questo rosa qua. Non so perché tutto quanto rosa, dovrebbe essere blu. Azzurro, tipo. Non me lo spiego. Forse mi sono perso qualche aggiornamento, può essere, non so. Comunque, Dunisiani, fatemi sapere se volete vedere altre di queste sfide, perché io vedo che vi piacciono davvero tanto. Se vi piacciono, io le porto queste sfide, perché vedo che le guardate con molta curiosità. Certamente che le porto. Se siete arrivati fino a qua, siete stati bravissimi. E quindi scrivete no al cavallo giubino. No al cavallo giubino con una B. No al cavallo giubino. No al cavallo giubino. Quindi una volta però, no al cavallo giubino. Giusto per essere sicuri che magari abbiate capito. Non lo so, magari non avete capito. E noi ci vediamo al prossimo video, tunisiani. Ciao!